Allora, intanto vi ringrazio per essere intervenuti, credo tutte le testate giornalistiche che ho invitato, perché ritengo che la presenza oggi, per quello quanto vi verrò a comunicare, sia importante e soprattutto renda l'informazione, mi auguro, corretta e veritiera per tutto quello che è accaduto e che avete riportato sulle vostre testate, sui media e dappertutto. Non bisognava essere dei luminari per capire il tenore del mio invito, Orso La News si è già spinta avanti, ha già dato la notizia interpretando il contenuto, no? Vabbè, avrei potuto parlare di altre cose, invece vi siete già spinti più in là, no? Comunque, avete capito chiaramente l'oggetto della conferenza. La conferenza si riferisce al caso che esattamente un anno fa, era l'11 di aprile del 2012, scoppiava il caso Erichiello, a cui voi avete dato ampio spazio di notizia, sia mediatica, sia sui giornali, sia sui giornali online. Premetto che oggi la mia conferenza sarà una conferenza che sarà, non dico stringata, però concederò poi ad ognuno, con la stampa ho già concordato, una intervista per ogni testata, se lo ritenete, per approfondire quelli che saranno eventuali cose che io oggi non vi dirò, quindi non abbiatene a male, non vi concedo oggi la possibilità di rispondere. Dirò quello che so. Poi se qualche testata lo volesse approfondire, lo può fare tranquillamente, non deve fare altro che prendere contatti con me o con i miei uffici per andare più nel dettaglio di quelle che sono le notizie che potrebbero interessare soprattutto i miei concittadini, soprattutto coloro che hanno seguito con grande interesse questo evento mediatico che è arrivato come un ciclone sul comune di Crodo. E che gradirei che lo spazio che avete riservato in allora al signore Richiello, che lo qualifico come un calunniatore, un diffamatore, un denigratore, un malalingua, cioè una persona che ha gettato discredito sulla mia persona, sulla mia famiglia, sulle mie figlie e sul sindaco di Crodo, che rappresenta 1500 anime, di cui il 70% di consenso ce l'ha. Quindi io ritengo che avete messo un po' sullo stesso piano i soggetti, forse bisognava capire bene con che soggetto avevate a che fare, che cercava forse esclusivamente una visibilità mediatica, che lo avete rincorso nelle conferenze stampa a Milano in via Borgogna, piuttosto che a Stresa, piuttosto che ogni qualvolta questo si faceva vivo, ha raccontato comunque un fracco di panzane e di frottole. Ha raccontato praticamente il nulla. Io ho risposto e ho ottenuto un profilo decisamente basso, un profilo basso perché da uomo di governo, da uomo di istituzione non potevo permettere il lusso di rincorrere un fanfarone, no? Avevo ben presente quello che era il mio scopo istituzionale. E credetemi, non è stata cosa semplice, è stata cosa difficile e ho subito tutto quello che questo signore andava maldicendo, anche nel rispetto di quello che stava facendo la magistratura, ma ho dichiarato una volta sola che né mai da nessuno, né tantomeno dal signore Richiello, io ho mai ricevuto un euro e tantomeno 90.000 come sosteneva questo signore. Alla luce di un anno di indagini che sono state meticolose e hanno coinvolto una serie di persone, tantissime, credo che questa indagine sia costata una cifra alla nostra procura. E qui il danno chi lo paga? Lo pagano i cittadini? Per un maldicente che si inventa il tutto
così solo per, non so, per il gusto di diffamare, non ho ancora capito qual è il fine ultimo, però molto probabilmente si voleva gettare discredito sulla mia persona, sul mio comune e su tutti i nostri concittadini. Io non ho dichiarato che in allora ho fatto un profilo molto basso, e la magistratura me ne ha reso merito, perché chiaramente non volevo ostacolare le indagini, non volevo pubblicizzare cose che erano coperte da un segreto istruttorio, cosa che invece il soggetto, neanche fuori dalla procura, comunicava ai media e a tutti i giornali. Quindi questo profilo basso magari può aver creato qualche dubbio, ma questo era quello che mi competeva, e quindi l'ho fatto con molta attenzione per il ruolo che ricopro. Credo che ringrazio Dio di avermi dato la forza psicologica e la forza di resistere a questi attacchi, che sono stati, vi ripeto, TelevCO è uscita con 13 passaggi televisivi, Eco Risveglio con 3 passaggi, La Stampa con 8, Solo News addirittura con 21, non conosco altri, ma comunque sia i passaggi sono stati tantissimi. L'eco mediatico che ha avuto questa notizia non credo abbia precedenti in zona. Ha coinvolto purtroppo persone che a me vicine, mi riferisco al senatore Zanetta, mi riferisco al presidente Nobili, persone che sono state citate in questa vicenda, ma che nulla hanno a che vedere se non il fatto di essere stati contattati come rappresentanti territoriali politici importanti del territorio. Il soggetto si è rivelato un millantatore, si è rivelato un personaggio in cerca di pubblicità, non lo so di che tipo, non so, ma di scarsa affidabilità. E quindi è questo, a mio avviso, che voi dovete raccontare. E è questo che dovete dire, e mi auguro che non accada a nessun altro, perché credetemi, è una cosa che per la gente si suicida per molto meno. Un attacco così violento, se uno non è psichicamente a posto, se uno non ha la coscienza a posto, credo che non so se si possa resistere. Ebbene, io avevo la coscienza a posto e ce l'ho tuttora, e poi i fatti lo dimostreranno, perché ve ne mostrerò copia, no? Ho subito un interrogatorio di circa 9 ore, nella quale con dovizia di particolari ho raccontato una memoria a far tempo dal 2009 molto circostanziata e molto precisa, e gli inquirenti ne hanno preso buona nota, e da qua chiaramente poi è scaturita la verità. La verità, signore, è che il fatto non sussiste. La verità, signori, che il procedimento 1220 è stato archiviato a far tempo dal 15 febbraio 2013, perché il fatto non sussiste. Ma vi dirò di più, e vi mostrerò anche i miei carichi pendenti. Il certificato mio dei carichi pendenti del 21 febbraio 2013 è nullo. Questo credo che sia la prova provata che sulla mia persona nessuna responsabilità è stata addebitata. Il procedimento di richiesta di archiviazione del procuratore sostituto procuratore Gianluca Periani, c'è una richiesta di archiviazione sul procedimento 1220 e 499, dove chiede, e da tempo 10 giorni, al giudice per le indagini preliminari che decreta la chiusura del procedimento. Vi leggo per dovizia di informazione quanto dice il decreto di archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Beatrice Alesci, letti gli atti del procedimento penale rubricato ai numeri sopra indicati, promosso contro Corrado Adolfo Erichiello
indagati per il reato sub-articolo 81 319 in Crodo Verbania, vista la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in sede allegata al presente decreto come parte integrante del medesimo, ritenuto che la notizia crimine sia infondata per le considerazioni formulate dal pubblico ministero nella sua motivata e dettagliata richiesta, che si condividono integralmente. Ritenuto in particolare che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, signori, non siamo neanche andati in giudizio, siamo rimasti a livello di indagini preliminari, quando un processo mediatico da parte di tutti gli organi di stampa stava già nascendo. In particolare si osserva in seguito doverosi approfondimenti di indagine delegati alla Guardia di Finanza, consistiti in acquisizione di documentazione amministrativa, contabile e bancaria, analisi sui tabulati telefonici, escussione a siti di numerosi soggetti e sentiti i testi di numerosi soggetti, è emersa l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da Enricchiello nell'esposto in atti, seguito da numerose dichiarazioni rilasciate alla stampa e dalle dichiarazioni testimoniali avanti alla PG delegata. Tali propalazioni, secondo cui l'indagato avrebbe versato 90.000 euro a Corda, sindaco di Crodo, a titolo di tangente per realizzare assieme ambiziosi progetti imprenditoriali sul territorio, realizzazione di centrali idroelettriche d'Albergo Cervandone, acquisizione capannoni Campari, Terme di Crodo, non trova nessun riscontro né documentale. Sono in atto le verifiche bancarie relative alla manutenzione dei conti di entrambi. Signori, hanno controllato tutti i miei conti correnti bancari. Ho avuto un'indagine su tutta la mia attività professionale, ante e post indagine. Nel testimoniale da parte dei soggetti più vicini, anche professionalmente ad entrambi, non solo constano unicamente degli incontri tra due indagati e tra costoro ed altri amministratori pubblici ed imprenditori, nel corso dei quali nessuno ha mai visto consegne e neppure pattuizioni di denaro. Ancora le accertate condizioni economico-finanziarie dell'Enricchiello, imprenditore, virgolettato, più legato al mondo dello spettacolo che all'edilizia, erano del tutto incompatibili all'epoca dei fatti con la pretesa ingente ed illecita d'azione oggetto di autodenuncia. Ancora dall'esame del carteggio, anche telematico e telefonico tra i due indagati, emerge con chiarezza l'abbandono poco dopo degli incontri e delle trattative da parte dell'Enricchiello di tutti i progetti imprenditoriali intrapresi. Ciò appare francamente poco comprensibile e dimostra una volta di più la debolezza degli assunti auto ed eteroaccusatori dell'Enricchiello che se davvero avesse sborsato 90.000 euro a titolo di tangente nei confronti del pubblico amministratore al fine di sveltire pratiche ed accedere ad amicizie influenti, come dichiarato, avrebbe verosimilmente al momento di ritirarsi chiesto quel denaro o parte della somma indietro. In definitiva, provato e elevato il numero delle contraddizioni e soprattutto troppo pochi se non insussistenti i riscontri alle dichiarazioni rese da Enricchiello Ivan sulla base delle quali il procedimento è stato instaurato, dal che si impone l'archiviazione dello stesso perché il fatto non sussiste. Questo è quanto dice il giudice per le indagini preliminari. Allora io oggi mi domando, ma tutto questo danno recato alla persona del Corda, al sindaco del Corda, chi lo paga? Chi lo paga, dico io? Chi lo paga? Lo pagano. Non so, ci sarà qualcuno responsabile di tutto questo? Non ci fermiamo qua, andiamo avanti. Qualcuno dovrà pagare. Qualcuno dovrà, se riusciremo a capire da dove è partito il missile, dovrà pagare. Tenete conto che veniamo anche alla parte politica. Io ho perso due consiglieri di maggioranza, perché sulla scorta delle dichiarazioni giornalistiche hanno ritenuto che era doveroso abbandonare la nave. Io questo non l'ho fatto. Io ho ritenuto che prioritario sia l'interesse di un'amministrazione, di un sindaco, pertanto i due membri della maggioranza, l'avvocato Vicini e il dottor Savio, che hanno abbandonato la nave nel momento di difficoltà, si sono limitati a una considerazione di poco conto. Non hanno approfondito per nulla, forse non lo so, ormai. Chiedetene conto a loro. La minoranza che non si presentava alle sedute consiliari dicendo che fin quando non fosse stata appurata e acclarata la notizia e le
non si sarebbero mai presentati, poi si sono comunque presentati alla terza convocazione, perché dopo tre convocazioni senza giustificazione sapete che era questa la motivazione. Io credo che il rispetto delle istituzioni, il rispetto degli elettori vada in primo luogo rispettato. Quindi, io dico che una triste vicenda che mi auguro non accada a nessuno, perché se non si ha l'equilibrio che vi ho detto, molto probabilmente può succedere qualcosa di veramente grave. Ne abbiamo testimonianze tutti i giorni. Quindi un invito che faccio a voi è quello di portare la notizia giusta, di portare la notizia vera, di approfondire. Ci sarà anche un codice etico e professionale del giornalista, dove prima di scrivere che ho dato 90.000 euro a corda, il pupo e la mazzetta, diceva Bioglio, no? Pupo e la mazzetta, cosa vuol dire pupo e la mazzetta? Era riferito al fatto che il signor Richiello era famoso per... Qui lei ha scritto il pupo e la mazzetta, quindi... La trasmissione televisiva, la pupo e secchione. Sì, però insomma, sono il sindaco di Cro. No, io dico solo che... Però poi, la domanda, visto che lei sta facendo una contestazione... No, non sto facendo una contestazione, sto facendo una contestazione dei fatti e sto dicendo che oggi, come sono andate le cose, credo che abbiamo parlato di aria fritta. Avete dato spazio a una notizia che molto probabilmente, se valutata nei suoi contenuti, se approfondita, forse era il caso di non dare tutto questo risalto mediatico. No, io ho mantenuto un basso profilo nel rispetto delle istituzioni. La dimostrazione che anche coloro che indagavano non hanno accolto di buon occhio il fatto che questo signore fuori dalla procura rilasciasse queste cose, perché vuol dire inquinare le prove, se mai ci fossero, ma siccome non c'era il nulla, quindi io circa chi è stato vicino a me, qualche ringraziamento lo devo innanzitutto ai miei figli, alla mia famiglia, al mio vice sindaco, e scrivetelo per favore, perché il signor Angelini è stato persona, un uomo, soprattutto una persona che ha saputo valutare e capire bene con chi aveva a che fare. Ha scricchiolato la maggioranza per un certo momento. Solo per una notizia apparsa sui giornali si mette in crisi un'istituzione. Questo credo che un uomo di governo, un uomo di Stato non lo debba fare. E quindi lo ringrazio, perché credo che sia stato una persona importante in un momento importante. Circa i legali, mi sono fatto dare un legale d'ufficio. Ho chiesto un legale d'ufficio, non avevo legali. Quindi, a dimostrazione della mia assoluta tranquillità, Non ho scelto un principe del foro, perché intanto eravamo a livello di indagini preliminari. Quindi un passaggio lo faccio, mi è stato dato l'avvocato Cristina Marini, di cui pubblicamente posso apprezzarne la professionalità per quel poco che ha potuto fare, perché mi ha solo assistito all'interrogatorio, questo è quello che ha fatto e basta. Perché per il momento non c'era necessità, non essendo nemmeno stato rinviato giudizio, non avendo nemmeno subito un processo, non essendoci nemmeno i termini, credetemi che bisogno c'era di prendere degli avvocati. Eppure si accreditavano avvocati di grande spessore per difendere una causa che si è rivelata del tutto inesistente. Quindi questo teorema va smontato. Scusi, però io ricordo che a una delle conferenze stampa di Richiello era presente un avvocato. Sì, era presente un avvocato. Sì, sì, come presente. Suo avvocato. Certo, si è presentato come un mio avvocato, che poi sì, giusto. Non c'è, che poi abbiamo tranquillamente abbandonato, perché non vado oltre.
Abbiamo tranquillo. Rispondo alla sua domanda così, è sì, vero. Se non sbaglio è stato addirittura lei a dirmi. Sì, sì, effettivamente i dettagli poi li faremo in, una in un altro momento. Qui poi si sono innescati anche nelle limitrofi comuni bacenesi, petizioni, sottoscrizioni, passaggi su network, su social network, cioè abbiamo tutto, tutto. Sappiamo tutto di chi si è attaccato alla... Qui abbiamo una petizione di una quindicina di nomi, no? Che a Baceno chiedono spiegazioni, chiedono che hanno in mano documentazione inconfutabile del nulla. Ma anche su questi avremo modo eventualmente di parlarne. Io credo di avervi dato le notizie che forse attendevate. Mi scuso se non ho risposto prima ai vostri ripetuti e reiterati contatti, ma la scelta mia di difesa era stata questa, di tenere un profilo decisamente basso. Se volete sapere, ho in mano anche i saldi di tutti i conti correnti del signor grande imprenditore Richiello, no? Che parlava effettivamente del nulla, perché erano la sommatoria di questi, tanto sono documentazione che si può tranquillamente avere, quindi non sto svelando nessun mistero, tutti in rosso, per cifre anche importanti. Io credo che gli investigatori abbiano fatto un grande lavoro, hanno sentito una trentina di persone che hanno fatto indagini telefoniche, su celle telefoniche, controllato i passaggi, controllato i telepass, controllato le auto, controllato tutto, come il peggiore dei delinquenti. Era il sindaco di Crodo, signori, che non aveva fatto assolutamente nulla. L'unica, chiamiamola se dico, non dico responsabilità, ma un sindaco deve accogliere tutti, sentire tutti e valutare tutto, soprattutto uno che millanta credito, che dice che vuol fare in zona chissà quali grandi operazioni. Quindi il mio compito è stato quello di capire con chi avevo a che fare. Nessun atto comunale esiste da parte del Comune di Crodo nei confronti del soggetto, quindi la mia era solo un'indagine propedeutica per verificare se il soggetto era attendibile, se il soggetto poteva portare in fondo un investimento che poteva magari essere anche di interesse per tutta la vallata. Questa è stata la motivazione per cui noi e io ho seguito il soggetto. Quindi non ho altro da dirvi se non ricordarvi che come vi ho già detto in apertura, sono disponibile ad una intervista da parte di tutti, nessuno escluso. Prendete contatti con me o con i miei uffici, ve la concederò molto volentieri, perché ritengo che alla notizia vada data la giusta collocazione e la giusta risposta. Mi scuso, ho rammarico per aver coinvolto in questa vicenda il senatore Zanetta, il presidente Nobili, il geometra Ottini, che sono stati tirati dentro così gratis et amore dei, perché bisognava dare più eco alla notizia. Però, come ripeto, le responsabilità sue sono completamente zero, come sono le mie, e quindi anche per loro, credo che anche loro avranno titolo e diritto per dire la loro. Non so che posizione prenderà il senatore piuttosto che il presidente, piuttosto che Utini, però credo che magari qualche cosa avranno da dirvi anche loro. Ecco, io avrei concluso, non do, ripeto, spazio a ulteriori cose, però facciamo queste interviste, perché questo era quello che mi competeva oggi dirvi. Grazie di essere intervenuti. Thank you.